Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un prodotto per capelli molto discusso sul web e apposta io ho voluto provarlo su me stessa. Faccio una grande premessa: questo video è esclusivamente un mio parere per quanto riguarda la performance di questo prodotto e un po' quello che riguarda il suo inci, quindi la sua composizione di ingredienti. C'è chi sarà d'accordo con me, c'è chi invece non lo sarà, però ovviamente ogni prodotto deve essere testato dalla persona e ovviamente la persona dà un suo giudizio. Il prodotto di cui sto parlando è il Wheel Berry di Mulac. Allora, questo è un prodotto che quando è uscito ha avuto un successo veramente grandioso. Però, come potete vedere, i miei capelli sono molto molto fini. Quindi quando ho visto la pubblicità di questo olio ho detto: mai che mai io vado a mettere un olio sui miei capelli così fini che diventano in pochi minuti unti. Sulla confezione Mulac dà l'indicazione di tre fasi per applicare questo prodotto. Il primo, che è la preasciugatura, per dare un effetto di termoprotezione al fusto del capello, quindi contro tutto ciò che è phon, calore, ferro, piastra. In secondo luogo lo si può utilizzare dopo l'asciugatura per avere i capelli lisci, morbidi e profumati e ovviamente anche molto brillanti e lucidi. Terza indicazione per la fase notturna, quindi come super maschera ristrutturante intensiva. Gli oli che ci sono all'interno sono 10, alcuni li conosco molto bene, altri non li ho mai neanche sentiti nominare, vi devo dire la verità. Vado a leggerli perché non me li ricordo assolutamente. Abbiamo olio di mirtillo riparatore, olio di argan ristrutturante, olio di moringa che è un olio antinquinamento, in realtà antismog, olio di acai che è rivitalizzante, olio di babassu che è molto molto lucidante, olio di buriti che è districante, olio di passiflora che è setificante, poi olio di schiuma di prato che è idratante, olio di riso che è un anticrespo e il classico burro di karité che è un protettivo per le punte. Facciamo una piccola parentesi per quanto riguarda la composizione. Al primo posto dell'inci abbiamo due ingredienti che in realtà mi hanno fatto un po' pensare, perché ovviamente l'inci di Mulac lo promette come completamente naturale, o comunque il 98% degli ingredienti sono naturali. Al primo posto dell'inci in realtà troviamo due componenti abbastanza chimiche. Il primo è il ciclopentasiloxano, non so se lo conoscete, ed è un silicone, e il secondo ingrediente è il dimeticonol. Allora, sono entrambi sono due ingredienti che io ho sempre cercato di evitare, non in particolare questi due perché sono due siliconi. Il ciclopentasiloxano è uno di quei siliconi che sono volatili, quindi una volta applicati sul fusto del capello questo silicone in realtà evapora. Questo particolare silicone aiuta con il suo essere volatile la penetrazione da parte degli oli che sono presenti nel prodotto. Un'altra particolarità di questo silicone è che impedisce l'untuosità del capello. Tutti gli oli che si trovano in natura sono molto unti, crea questa patina sul fusto del capello, apre una porticina all'olio, lo fa penetrare per quanto possa penetrare un olio nel fusto di un capello, e poi si richiude, quindi è volatile in questo senso. Invece il dimeticonol è un altro derivato dal dimeticone e ha l'unico effetto sul capello che è quello di essere un termoprotettivo mega galattico, per crea proprio un film, quindi una parete sul fusto, dando questo effetto di super protezione per il calore. Poi io non mi intendo di capelli in realtà, vi sto dicendo solo quello che posso dire sulla cosmetologia e sulla nomenclatura dell'inci. Quindi chiudiamo questa parentesi. Io utilizzo questo olio esclusivamente per un effetto estetico. Quindi se voi state cercando un prodotto che può essere un'alternativa a una maschera ristrutturante, a un olio protettivo, a qualunque cosa che ristrutturi il capello, non credo che questo possa fare a caso vostro. Sapevo già che questo prodotto poteva essere una cosa splendida per lo styling, però un pochettino meno per quanto riguarda la salute del capello. Però a me va bene così, it's ok, quindi non sono una che va a cercare, sapevo già perfettamente quello a cui andavo incontro e volevo esattamente questo prodotto qui. Non è un prodotto che ristruttura, per quanto mi riguarda io l'ho utilizzato qualche settimana, però non ho avuto grandi risultati, però è spettacolare per quanto riguarda lo styling. Allora, parliamo un po' del profumo in sé e dell'olio. Dunque, io sono una persona che odia gli oli sui capelli, non li ho mai utilizzati, non li ho mai voluti usare, anche basta una punta di olio davvero come cristallo liquido e subito si unge, quindi è impensabile per una persona come me mettere un olio sul fusto del capello. Quando l'ho aperto sono rimasta estasiata. Allora, il profumo è spettacolare, è un profumo
molto molto strano, non sa proprio di talco, secondo me, come viene detto, come viene definito sul web. Sa più che altro di bambola, che utilizzavamo da piccole, il cicciobello, quelle cose, quelle bambole con quelle pelli molto profumate, molto dolce come profumo. La profumazione, ragazze, vi rimane sui capelli, almeno sui miei capelli mi rimane per un giorno intero, compreso la notte. Quindi sul web si dice anche della persistenza di questo profumo sui capelli, io lo trovo invece ottimale, davvero ragazze, non ve lo direi, sapete che io sono patita dei profumi. Invece la sua funzione di styling è perfetta, nel senso che io lo utilizzo dopo la maschera, sempre di questa linea qui, a capello tamponato, quindi umido, districo bene i nodi senza spaccarmi tutte le radici dei capelli, passo poi all'asciugatura con il phon e poi, una volta messi in piega, passo di nuovo un poco di questo prodotto su tutta la chioma e lui va a ovviamente dare lucentezza al capello. Infatti vedete qua, adesso li ho, però se notate sono molto lucidi e quindi rimane su tutto il capello per tutta la giornata, riflettendo benissimo la luce ed è spaziale anche come persistenza del suo profumo. L'unica cosa che trovo un po' scomoda, devo dirvi la verità, è il contagocce. Effettivamente non si riempie, mi trovo in difficoltà e quindi ecco. Purtroppo non si riempie perché sembra pieno, ma in realtà ci sono tantissime bollicine di aria e quindi il prodotto che esce non esiste praticamente. L'unica cosa che vi posso consigliare, se non vi trovate bene come me, è come fa Cindy quando, la creatrice di Mulac, lo applica direttamente dal flacone e poi lo applica sul capello. Quindi questa è l'unica cosa scomoda di questo olio super mega galattico di Mulac. Lo consiglio o non lo consiglio? Allora, lo consiglio assolutamente per chi vuole avere uno styling dei capelli profumati, in piega, luminosi e lucenti e ovviamente super lisci. Quanto invece riguarda le persone che hanno i capelli fini come i miei, ragazze, andate tranquille perché non unge per niente questo olio. Lo potete mettere in grandissime quantità, ovviamente state, non esageriamo, ma anche se voi ne usate un po' più del dovuto, si asciuga, perché come vi dicevo prima, il ciclopentasiloxano è uno degli ingredienti che mantiene il fusto del capello asciutto, nonostante ci siano dentro dei 10 oli. Non lo consiglio invece a chi sta cercando un prodotto effettivamente ristrutturante e curativo, perché effettivamente questo olio è più per lo styling. Chi cerca un prodotto più curativo, consiglierei un altro tipo di prodotto, anche una semplice maschera fatta in casa con ingredienti completamente naturali. Io quest'estate ho fatto anche un video sul burro di cocco, sul burro di karité, sull'olio, olio di macadamia, olio d'oliva, olio di mandorle, qualunque olio va bene in realtà per un fusto del capello. Questo olio qui invece è più una chicca. La boccetta è da 100 ml, quindi è super 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 grandissimo e poi, come vi dicevo, ne basta davvero poco e lo avrete penso all'infinito. Cioè io, ragazze, lo utilizzo ormai da 3 settimane e mezzo, guardate, cioè praticamente c'è tutto, è infinito. Quindi questa è una cosa meravigliosa. Qui lo trovate sul sito di Mulac e in alternativa sul sito di Pinalli. Ragazze, anche per oggi il video è terminato. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete provato questo super Wilberry 10 e soprattutto come vi siete trovate voi. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!